Buongiorno e benvenuto a martedì, a martecdì, anche se oggi vi spiego, anche se oggi no, in realtà c'entra, che cos'è l'11.11 di AliExpress, che in realtà si rispecchierà anche su altri siti, ma non interessa AliExpress, perché gli altri sono più per grossisti, roba del genere. L'11.11 è la giornata, diciamo, mondiale degli sconti su AliExpress, ok? E noi in realtà di questa promozione ci siamo già persi un mese, non ci siamo persi niente di grosso, in poche parole in questo mese si potevano comprare dei coupon per avere dei crediti che in questi giorni si potevano convertire in buoni. Ma facciamo finta di niente, facciamo finta... Oddio, Dio, non lo sapevo, me lo sono perso, me lo sono perso. Ma non è troppo tardi, perché è l'11.11 e attenzione perché i numeri sono limitati, non sarà illimitato quel giorno, e AliExpress è a GMT-8, quindi 8 ore prima della mezzanotte dell'11.11 partiranno gli sconti, e sono sconti piuttosto aggressivi. Ci sono tantissimi brand che su AliExpress andranno fino al 60% di sconto. Ho già visto degli orologi da $60 a $30. C'è una pagina che vi linko qui sopra, dove trovate la pagina principale con tutte le varie sezioni che avranno appunto gli sconti di AliExpress, e se cliccherete sul prodotto oggi, cioè in questo giorno, lo vedrete ancora a prezzo pieno. L'11.11 lo vedrete al prezzo che vi è stato riferito prima. Mi raccomando, la tempestività sarà tutto, perché i numeri sono limitati e immagino che alcuni dei prodotti principali, ci sono tantissimi smartphone, tablet, appunto orologi meccanici, c'è veramente di tutto, andranno via veramente nelle prime ore. I campioni dell'11.11 dell'anno scorso sono stati i russi, seguiti dai brasiliani, e la cosa più ordinata dai russi, quanto pare, sono lettori MP3. What? Abbastanza bizzarro, mi aspettavo qualcos'altro dai russi, tipo bicchieri per la vodka. Personalmente ho addocchiato un paio di rebuildable per il mio Clawpur Mini, dato che sono un vape junkie, ok? Invece per quanto riguarda Amazon, mi segnala con un link mio amico Antonio che ci sono le Diadora da corsa NJ404, scarpe sportive uomo bianche Net Breathing System 1586054, che al posto di €70 sono fuori a €39. Se vi piace la scarpa, come mi dice lui, diciamo barefoot, quindi senza troppa suola, queste qui a €39 sono veramente un ottimo deal. Non sto vedendo altre offerte interessanti su Amazon. Sì, qualche hard disk. Ok, questo è tutto per questa rapida puntata di La Vita di Fra, e ci vediamo. Ci vediamo domani per Merconsiglio, e domani cercherò di fare qualcosa di diverso dal punto di vista video. Spero che vi piacerà. Spero che chi vive sperando muore cagando. Speriamo. Chi vive sperando muore cagando. Lo russo.